Ciao, visto che quando vi ho fatto vedere i regali del compleanno vi ho mostrato gli smaltini di Deborah che mi sono stati regalati, vi ho chiesto se vi potesse interessare intanto vederli tutti sulle unghie e poi eventualmente qualche considerazione sugli smalti. Ieri sera li ho messi tutti, sono 8, quindi un paio li ho messi su due unghie anziché soltanto su una. E adesso vi faccio, ve ne parlo. Sono quelli in questi qua, questo l'ho già tirato fuori. Comunque, sono questi qui che avevo fatto vedere per i regali del compleanno. Allora, il primo è il 12. Premetto che mi accingo a leggere adesso i nomi degli smalti perché ieri ho guardato soltanto i numeri, quindi non so che cosa potrà venire fuori. Allora, il 12 si chiama Flirty Femininity. E questo qui, questo è il nome. Scusate, lo stavo guardando io, che demente. Eccolo qua. E questo qua. Allora, vi dico subito che di questo smalto mi piace il colore perché è un bel rosa chiaro, carino, che va benissimo per questo periodo, però non mi piace assolutamente la texture, anche perché io non so se riuscite a vederlo, però io vedo delle righe. Allora, tutti li ho messi due volte, però secondo me questo non è di quelli che si autolivellano, è anche un po' più denso, quindi io comunque guardando l'unghia continuo a vedere delle righe, quindi per questo non mi piace. Cioè, mi piace il colore, ma non mi piace la resa sull'unghia. Quindi questo è il primo. Il secondo è il 14, Lollipop Fucsia, questo qui. E questo è. Questo invece mi piace tanto. Mi piace tanto sia il colore perché è un bel fucsia acceso. Sia la consistenza, la texture, questo mi è molto piaciuto e poi è molto coprente come potete vedere. Molto bello questo qui. Ah, sono tutti smalti da 4,5 ml. Quindi questo mi piace, mi è molto piaciuto. Un altro che non mi è piaciuto, ma perché non è un colore che rientra tra le mie corde, è il 15 Purple Batik, è questo. Questa è la resa. Questo è un fucsia con dei riflessi rossi e con glitter. A me non piace, scusate, forse dirò una cosa impopolare, però non so, è da megera, non mi piace, non mi ci vedo e boh. Non mi sento neanche di consigliarvelo, è un colore strano, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Zero, quindi questo non mi piace. Un altro che mi è molto piaciuto è il 38 Scarlet Diva, che è questo qua. È un bel rosso. È un rosso intenso. È questo qua. Vedete? È proprio bello. Questo mi piace da tutti i punti di vista. Mi piace come coprenza, mi piace come consistenza e mi piace come colore. È un bellissimo rosso intenso, un rosso fragola scuro direi, molto bello, quindi 38 Scarlet Diva. Un altro bel rosso è il Red Carpet, il 39, questo qui, che è questo sull'unghia, molto bello. Quelli che mi piacciono da tutti i punti di vista. Quindi questo qui, molto molto bello. Devo verificare, così a vederlo così mi ricorda un po' il Pirat o Pirat di Chanel. Molto bello, mi piace. Poi un rosso aranciato è il 40 Poppy Reddish. Questo qui. Questo è, eccolo. Allora, questo io non so se, spero che riusciate a vederlo correttamente. E questo è un rosso arancio sostanzialmente ed è molto carino anche questo, molto acceso e molto molto carino. Perché piego anche questo dito? Non si sa. Così
Comunque, questo è. Poi un altro che non mi ha particolarmente entusiasmata è il 63 Marshmallow Candy. Questo che è un rosa tenue, però con dei glitterini e non particolarmente coprente. È questo qua. Se vedete cose strane sull'unghia è perché ho l'unghia scavata perché mi si è sfaldata sulla punta. Per di più quest'unghia ieri l'ho battuta contro qualcosa, quindi in questa zona qui non è perfetta, ma è colpa mia e non dello smalto. Bah, questo qui è meno coprente degli altri e a me sinceramente come colore non mi è entusiasmata, però vabbè, qui è una questione di gusti. Quindi questo è Marshmallow Candy. E l'ultimo, anche questo non mi ha entusiasmata particolarmente. Il 69 Living Red, che è questo. Questo è un rosso perlato ed è questo qua. Non mi entusiasma particolarmente, ma perché non mi entusiasma il colore, semplicemente è una questione assolutamente personale, di gusti ci mancherebbe. Comunque questo è. Poi nelle ultime due dita ho rimesso quei due rossi che mi sono piaciuti, ovvero, aiuto, ovvero lo Scarlet Diva e il 39, il 38 Scarlet Diva e il 39 Red Carpet, che sono quelli che mi sono piaciuti di più in assoluto in classifica. Assolutamente questi due rossi sono quelli che mi sono piaciuti di più. Sono quelli che ho sull'anulare e sul mignolo. Questo è questo qui. Questo è il 38. E questo qui. Il 39. Quindi vi dicevo, allora, il primo non mi è piaciuto per una questione di stendibilità dello smalto, un po' più denso e comunque non si, vedete, spero che così riusciate a vedere, continuo a vedere le righe, quindi non mi piace. Potrebbe essere carino il colore, ma non mi piace la resa sulle unghie. Poi il 15 non mi è piaciuto, è questo qua, per il colore sostanzialmente, perché è un colore che non fa per me. Stessa cosa per il 69 Living Red, però comunque questo mi piace un po' di più del 15. E poi questo rosino glitterino che non so, mi sembra, non lo so, non mi ha colpita, non mi ha colpita. Tutti gli altri invece mi sono piaciuti, compreso questo rosso aranciato, il Poppy Reddish, il 40, che è questo qua. Non so come lo vedete comunque. Quindi sono tutti smalti da 4,5 ml. Non so se riuscirò a darvi qualche informazione in più. Oh, vabbè, sono di Deborah Milano, questo l'avete già visto in tutte le salse. E non ho idea dei costi, nel senso che io ho solo un altro smalto di questa linea di Deborah, è un verde acido che ho ricevuto con la mia prima Glossy Box, che peraltro adesso ho disdetto, quindi non ne riceverò più, ho resistito un anno e poi mi sono stufata. E quindi non sono male come smalti, assolutamente. Mi ricordo che quel verde comunque aveva avuto una buona durata. Questi non vi so ancora dire, ve lo dirò prossimamente, proprio perché li ho messi ieri sera, quindi beh, come vedete ho tutte le dita diverse l'una dall'altra, mi sono appena dato una ditata sulle labbra e quindi vi farò sapere anche com'è la durata. Ad ogni modo, la maggior parte mi sono piaciuti. Vedete se c'è qualcosa che vi ha colpito particolarmente, magari andate a cercarli. Mi sembra di aver detto i nomi e i numeri di tutti, sono 8 e vi devono piacere queste tonalità di smalto, perché comunque qui siamo tutti fra rosa e rosso, non è che ci siano dei colori pastello particolari o che non si siano mai visti da nessuna parte, sono tutti colori abbastanza
diffusi e credo anche, insomma, che più o meno tutte le case cosmetiche li abbiano fatti, sono colori abbordabili anche, ce la posso fare, giuro ce la posso fare, quello che voglio dire è che sono abba colori abbastanza normali, tra virgolette, questo non per parlarvi male di questi colori o di questi smalti, ma per dire che non è come, che ne so, il Black Pearl di Chanel, che è un verde particolare, oppure il Malice, sempre di Chanel, o il Particulier, e via dicendo, che sono un po', credo, gli smalti. No, il Black Pearl forse non tanto, però il Malice e il Particulier sicuramente sono stati degli smalti molto, molto imitati, poi con più o meno successo, però comunque sono stati molto, molto imitati. Anche il Paradoxal, mi sembra che ci sia una versione di Essence che io purtroppo, io non ho né quella di Essence né quella di Chanel, però è un gran bel colore, un viola particolarissimo. Quindi in attesa, sempre restando in ambiti di smalti, che esca il Tabù di Chanel, come ultima cosa vi voglio fare vedere questi orecchini. Allora, questi orecchini con Valentina di Crepax, la famosa, famosissima Valentina, sono bellissimi. Sono stati fatti da Grazia, che ha la pagina su Facebook che si chiama Cosine Cosette ed è una gran donna di cui vi ho già parlato in altre occasioni facendovi vedere delle altre sue creazioni. Questi in particolare, insieme ad un anello che purtroppo non ho preso ma che ha comunque il viso di Valentina, questi me li ha regalati Alessandra Adrenalina. Ciao tesoro! Sono veramente molto belli, molto molto belli. Lì c'è stata un po' un'associazione a delinquere fra lei e Grazia, perché Grazia sapeva che a me era piaciuta tantissimo una sua creazione con Valentina di Crepax, quindi probabilmente si sono consultate e hanno pensato di mandarmi questi che secondo me sono bellissimi. Cioè io proprio ne vado fiera, sono troppo belli. Grazia per conto suo, in maniera del tutto spontanea, è stata carinissima, mi ha regalato un altro paio di orecchini fatti da lei, che sono questi, sulle tonalità del bianco e del marrone. Guardate quanto sono belli, sono veramente bellissimi. Belli, belli, belli. Grazia, sei bravissima. Grazie, Grazia. E oltretutto sei bravissima, veramente. Tutto quello che ho preso da te, non mi ha mai delusa, mi è piaciuto tantissimo. Questi per di più me li avete anche regalati. Questi tu, Valentina, me li ha regalati Alessandra. E quindi che dire? Grazie ragazze, grazie, sono bellissimi, veramente. Ok, sessione smalti terminata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!